Siamo con Fausto Leali. Ciao Fausto, benvenuto su SMS Ciao. News Quotidiano. Siamo qui per parlare del tuo primo disco natalizio, Il mio Natale. Ci Sì. racconti un po' com'è nata questa idea e come hai scelto i brani? L'idea è nata alla Warner che mi ha chiesto, mi ha dato questa idea, mi ha chiesto se ero disposto a fare, e ho detto subito sì perché l'idea mi piace, non l'ho mai fatto, quindi facciamolo una volta. Ho lavorato con Luca Chiaravalli, che ha fatto gli arrangiamenti, abbiamo scelto insieme le canzoni e poi insomma tu qualche cosa hai sentito e puoi consigliarlo tu. È un Certo. disco che si ascolta tranquillamente perché è delicato, non è aggressivo come magari tutti possono pensare, Fausto Leali, eh? Invece no, ci siamo mantenuti in un range molto natalizio, diciamo, ecco. Certo. Sì, infatti è un disco molto elegante anche, devo Esatto. dire. E tra i vari brani c'è anche Amazing Grace. Volevo chiederti Sì. un po', ecco, la scelta di E questo brano. questa è la scelta che abbiamo fatto tutti. Prima abbiamo cercato nei brani più natalizi possibile, no? E poi dopo quando, non dico che era finita, perché di brani natalizi ce ne sono tantissimi, però poi abbiamo scelto un paio che abbiamo fatto in italiano e gli altri li abbiamo lasciati in lingua inglese perché comunque io me la cavo bene con Certo. l'inglese, quindi e allora la scelta poi è caduta così, tipo non so, What a Wonderful World non c'entra niente con Natale, ma invece io penso che c'entri molto perché è una canzone così dolce, così che parla di questo, cioè com'è bello il mondo eccetera, cioè più bello che e ricordarlo il giorno di Natale, e non so. Certo. E poi c'è anche un inedito, proprio seguendo questo filo dell'amore che lega un po' tutto Esatto, questo esatto. disco. Fino ad arrivare al brano, l'unico brano inedito che abbiamo inserito, che si intitola Amo tutto. Quindi già il titolo, insomma, dice tutto. Infatti, e poi abbiamo anche Astro del Ciel, dove c'è appunto quel verso che dice luce dona alle genti, e in questo periodo di buio, di Esatto, guerre, direi che è anche esatto. un buon Sì, augurio molto che bello. fai. Questo credo che sia un brano in italiano fatto da Zucchero e altri autori. 80 anni appena compiuti, oltre 60 di carriera, se dovessi scegliere tre immagini della tua carriera, quali sono quelle che ti vengono in mente? Dunque, l'immagine di Mina quando mi ha invitato a cantare con lei. E poi l'immagine di Ray Charles che ho visto nel 64 alla Bussola, avevo 20 anni, e poi nel 95 o 97 ho cantato insieme a lui, una cosa che avrei mai immaginato nella vita. Invece ho avuto anche questo onore di cantare con lui. E poi la terza mi sfugge. È bello tutto. È così bello tutto. Senti, invece l'esperienza Io Canto Generation, ti abbiamo visto ieri la Sì. finale, ecco, nel ruolo di coach, com'è stato, insomma, Ah, è con questi bellissimo, bambini, queste è stato ragazzine bravissime. bellissimo perché io poi ho avuto la fortuna che mi hanno assegnato Maria Francesca, quella bambina di 10 anni con un talento incredibile, spaventoso. La ragazza che ha vinto merita anche lei perché era molto molto brava. È giusto che la Maria Francesca arrivasse seconda, anche perché insomma c'ha solo 10 anni. È stata un'esperienza meravigliosa. Non so chi ringraziare, ma ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto, che mi hanno inserito in Io Canto Generation, perché è stata un'esperienza fantastica. Senti, visto che si chiama Il mio Natale, qual è il tuo ricordo più bello legato al Natale? Panettone e champagne, Panettone e ecco. champagne, ok. Invece qualche ricordo legato alla tua infanzia, appunto, al Natale? Beh, la mia infanzia e il Natale erano un po' tristi perché eravamo poverissimi, però c'era sempre qualche cosa, c'era anche la caramella, ma c'era insomma, ecco. Quindi comunque sempre questo amore Sì, sì, che sì. Beh, traspariva anche già allora. Natale comunque ti veste di gioia anche se hai dei dolori in corpo, perché insomma almeno quel giorno lì
facciamo finta che siamo tutti bene. Almeno quel giorno lì, insomma, ascolteremo il mio Natale con la tua splendida voce. Adesso invece voglio proporre il mio Natale, che voglio regalare a tutti. Grazie mille, Fausto. Grazie a te.